inoltre gli stessi mandati di valore. I bambini, riconosciuti come interlocutori privilegiati nella progettualità delle nostre città, della nostra società, lo dice anche la conferenza di Rio, lo ribadisce l'UNICEF, ma il bambino è anche il vero protagonista del forum delle pediatrie in corso di svolgimento a Salerno, un connubio rivelatosi vincente, quello tra la medicina ed il sociale, come ha ribadito anche il presidente della Società Italiana di Pediatria, Gianfranco Temporin. Eravamo convinti che Salerno poteva essere un punto di riferimento di quello che normalmente si ritiene un divario di quello che sono le assistenze tra nord e sud. Salerno si presentava come qualcosa di effettivamente molto moderno, perché guardava non solo la cura della singola malattia o della patologia, cose che ormai più o meno bene vengono fatte un po' dappertutto, ma si trattava di creare un ambiente di benessere che poi ovviamente inevitabilmente si ripercuote sullo stato di salute del bambino, ma anche sullo stato di salute del futuro del bambino. Pertanto è stata sposata in pieno questo progetto della Società Italiana di Pediatria, credendo che possa essere addirittura esportato fuori. Quanto risentono delle influenze ambientali, della stressante quotidianità, dei rapporti familiari i bambini? Lo abbiamo chiesto al professor Salvatore Auricchio. Prospetta dei problemi di salute del bambino nell'ambito di problemi sociali molto complessi. Ed è compito anche del pediatra, come è stato detto qua, richiamare l'attenzione delle autorità alla necessità di risolvere questi problemi e quindi per esempio di prospettare delle città a misura d'uomo. Non dobbiamo però dimenticare che il pediatra ha anche l'obbligo di individuare i disturbi che il bambino presenta in conseguenza di turbe ambientali. E questi non sono solo le devianze, sono anche malattie che noi incontriamo molto spesso e alle quali il pediatra deve dedicare tempo e deve dedicare sensibilità per comprendere quali sono i meccanismi che hanno portato il bambino magari per esempio a presentare una sintomatologia dolorosa su base funzionale. Immaginiamo anche quanto un bambino possa somatizzare le problematiche della nostra società contemporanea. Oggi tutti hanno il mal di pancia, per esempio. Sì, è proprio questo il problema, uno dei problemi importanti è proprio questo. E è là che il pediatra deve dedicare tempo a capire quanto c'è, noi diciamo medici, di organico in un disturbo e quanto c'è di funzionale, appunto. E però, come dicevo, molto spesso il pediatra deve avere, su questo insisto molto io, un atteggiamento costruttivo, perché il bambino è un mezzo per migliorare la famiglia.